Salve a tutti ragazzi, siamo Maka e Baka e adesso vi presentiamo questa nuova location proprio per parlare di questo video che parlerà del Comic Con. Ringraziamo la fumetteria Baci Store di San Giorgio Arcremano in via Buon Giovanni. Ringraziamo. E postazione molto figa direi. Quindi vai sigla. Edizione Comic Con 2014, oramai siamo arrivati alla millesima fiera del fumetto, che diciottesima fiera che si è tenuta a Napoli, quindi magari chi è diventato maggiorenne durante il periodo del Comic Con evidentemente era nato nella prima fiera. Possiamo dire che quest'anno siamo stati a ben due fiere, siamo stati a Comics e il Comic Con, sì. Quindi abbiamo potuto vedere benissimo, fare diciamo un confronto e posso dire, almeno a detta mia, che quest'anno il Comic Con ha superato il Comics. Sì, ha vinto praticamente a mani basse per molti fattori. Non sulle persone che ha fatto il doppio il Comics come al solito, ma per la qualità. Infatti per la questione persone si affaccia molto per quanto riguarda la questione qualità. In quanto per chi ha partecipato come noi alle scorse 6 edizioni del Comic Con ha potuto constatare che negli anni c'è stata una crescita esponenziale delle persone che lo andassero a vedere. La questione gente si è rapportata molto con la questione qualità, in quanto negli anni passati si univano molte persone che non erano proprio appassionate di fumetti o videogames o tutto l'ambito nerd, ma erano persone grassi e cuozzi che ci suggeriscono dalle regie, grazie al buon Bokuzen che ci saluta dalle retrovie, dal retro del monitor. Infatti ricordiamo che davano solo fastidio. Ricordiamo che per esempio l'anno scorso hanno avuto la bella idea di fare biglietti illimitati. Sì. Quindi tutti potevano entrare, entrate che c'è spazio. Ma c'è stato quest'anno un debuff in tutto questo, c'è stata la pioggia. Giusto. Quindi quest'anno no. O almeno no, c'è stato per tipo mezz'ora. Mezz'ora, però invece c'era meno gente, era di giovedì, quindi non ce ne siamo. Quest'anno invece hanno avuto la bella idea di fare biglietti limitati sia per gli abbonamenti che per i giornalieri. Sì. E quest'anno possiamo dare dei punti a favore al Comic Con per quanto riguarda la fila. Quindi iniziamo a parlare già dei pro e poi dei punti. Allora, pro Milo Manara. Milo Manara, a mani basse. Le Ortolani, con cui c'è la foto, che ringrazio, sì io. E il grandissimo Tamura Sensei, che ringraziamo sia per la foto sia per l'autografo. Vedete, vedete tutto, penso. Si vede? Ci sarà un riquadro qui in alto a destra con la foto e l'autografo con Tamura Sensei. Quindi è stata una fiera incentrata nel fumetto in cui rispetto all'anno scorso abbiamo tenuto fede alla coerenza di uno youtuber in particolare, ossia Yotobi, che ha deciso di rifiutare l'offerta del Comic Con e anche il Comic Con poi non è andato a cercare di contattare molti youtuber, anzi molti youtuber come Steppi volevano andare e hanno fatto anche video dicendo, lamentandosi che non erano stati invitati perché dovevano lavorare. Però ragazzi, seriamente, è una fiera del fumetto, non potete pretendere di presentarvi a una fiera in cui voi concentrare una pippa e vendere e fare diciamo il vostro merchandising. Per quello esiste il Video Game Show che si tiene a dicembre. Quindi caldo, freddo, c'è gente, siamo stati felicissimi di parlare con il Tanzen, il multiplayer, sì. Abbiamo fatto un'ottima chiacchierata parlando di videogiochi come si deve. E anche con Marco Perri, anche lui di multiplayer.it. Ecco, questo è stato uno stand diciamo sobrio, uno stand diciamo buono per quanto riguarda l'area videogames, anche se era un po' scarna di videogames, infatti c'erano i classici Call of Duty, League of Legends. E come pro possiamo trovare anche l'aumento della security che, come abbiamo detto in precedenza, si poteva trovare ad ogni angolo della fiera. Anche i carabinieri, postazione appena entri. E subito. Quest'anno i cartelli veramente non potevano circolare, infatti con il nostro cartello Free Screen, cioè, che il buon Bokuze portava in giro per la fiera, ce l'hanno distrutto. Un altro è stato lo stand di NKGC che ci ha dato la possibilità di fare il nostro evento, dove il caro Maka ha montato un HG in meno di 2 ore in battendo fiera. Il record, anzi la sfida scusate, del signore oscuro. Ti parliamo di video che ci ha dato, ci ha anche ringraziato dicendo che è stato un bel video, lo ringraziamo a sua volta per averci diciamo sponsorizzato tra virgolette. Il video lo vedete qua in basso e vi lasciamo anche quello del signore oscuro. Altro l'ingrandimento, oltre per quanto riguarda l'acquisizione del padiglione 6, completamente dedicato al videogioco. Tutto al dietro. E il padiglione 5, completamente dedicato al giochi da tavolo, quindi Magic, che dava comunque mazzetti pro. Tanti mazzetti. Varie associazioni ludiche. C'è stato anche l'ingrandimento per quanto riguarda la zona del laghetto, ossia quella zona in cui c'è una sorta di castello, che lui la chiama così, ma non è un castello, è altro un palazzo antico.
Quindi che andava a convogliare un po' di gente soprattutto nelle ore di pranzo. Infatti quindi... è stata questa la cosa, che anche se la fiera era piena, tranne sempre la domenica, si riusciva a camminare. Questo sì, sempre perché la gente si fissa che devono andare tutti la domenica, quindi si riempie e non c'è tanto spazio. Come contro, però, ci sono stati comunque qualche difetto, nessuna fiera è perfetta. Come contro abbiamo trovato gli ingressi che non sono rimasti gli stessi praticamente. Infatti ce n'erano solo tre per chi aveva il biglietto giornaliero, mentre erano aumentate a dismisura per chi aveva l'abbonamento. Cosa sì, però un po' strana, perché comunque avrebbero dovuto fare quello e quello. Sì, perché infatti noi con l'abbonamento magari appena aprivano i cancelli entravamo dopo 10 minuti. Se volevamo entrare dopo, entravamo dopo un minuto, cioè il tempo di percorrere. Invece la domenica che siamo entrati con i biglietti giornalieri, perché eravamo con persone che avevano il giornaliero, ci abbiamo messo 2 ore e mezza. Sì, che poi, altro punto, security esagerata nei padiglioni e security che peccava soprattutto per quanto riguarda le recensioni della fiera, in quanto molte persone scavalcavano. Un altro pro è Tony Tamaro, che è stato presente alla fiera con il suo stand ed era disponibilissimo. Maestro, lì della carciofola. Beh, cosa possiamo dire? Che a noi ci è piaciuto tantissimo, che c'è stato un passo in avanti davvero notevole. Speriamo che l'anno prossimo sia ancora più grande e ancora migliorato, perché comunque il numero degli stand era pari e forse di poco inferiore a quello dell'anno scorso, ma c'era molto più spazio, c'era una zona davvero molto bella dedicata ai disegni di Milo Manara, ai disegni Marvel, davvero. Le mostre per quanto riguarda la storia del fumetto, e parliamo che c'è stata l'esposizione del primo fumetto, ossia Yellow Kid, Yellow Boy, quindi c'era anche qualcosa di culturale che risaliva più di 100 anni fa. Diciamo gli espositori che hanno potuto respirare, in quanto essendoci meno gente, quindi biglietti limitati, si riusciva a respirare anche nei padiglioni, tranne la domenica che c'è stata una calca incredibile, a devo dire. E tutto sommato sì, quest'anno un bel lotto alla fiera, ci sta tutto pieno. Rispetto a Romix ha vinto, è riuscito a portare meno persone, però più qualità all'interno della fiera. Molta più qualità. Anche i cosplayer, ringraziamo. E ringraziamo infine, un saluto generale a tutti coloro che si sono iscritti al canale e che si sono interessati durante questi giorni di fiera, che ci hanno dato l'opportunità di crescere e di montare i video. Sto parlando di NKGC, Multiplayer, FTT, con Tanzen e Marco Perri, che ringraziamo per la disponibilità dell'intervista. Abbiamo la possibilità di poter chiacchierare con persone del nostro canale, dei videogame, di tutta la nostra passione, con gente chi iscritta, chi parlando con noi si è voluto iscrivere capendo che noi comunque di cose. E abbiamo incontrato il nostro primo fan, adesso non ho capito. Ci hanno gesto una foto, non so se ci hanno trollato o meno. Detto questo, ringraziamo ancora una volta la fumetteria Baci Store di San Giorgio a Cremano. Vi lasciamo con la pagina Facebook giù in descrizione se siete della zona e limitrofi. Ci vediamo l'anno prossimo. Un saluto da Maca e Bada. Ciao!